Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di Mare Fuori. Oggi episodio 11, siamo veramente agli sgoccioli, questa è la penultima puntata della prima stagione. Non so se notate una leggera differenza di qualità, ma ci sono stati dei piccoli grandi cambiamenti. Sto utilizzando l'iPhone 14 Plus per registrare questo episodio. Ci ho messo mesi per riuscire a ottenerlo. Tra l'altro ho rischiato di perdere l'episodio 10, che se fosse successo mi sarei sparata, perché in quell'episodio, se ve lo siete persi, lo scorso episodio è quello in cui mi sono messa letteralmente a piangere per la scena di Pino col cane. Vabbè, stendiamo un velo su questa vicenda. E ho rischiato di perdere l'episodio perché ho frantumato il mio telefono a terra. Cioè, l'ho fatto cadere una volta e lo schermo era disintegrato, ma ancora funzionava. Non contenta, qualche giorno dopo l'ho fatto ricadere per terra e quindi ha smesso di funzionare, di dare segni di vita, cioè si accendeva ma era tutto rotto, era inutilizzabile e quindi ho rischiato di perdere l'episodio. Fortunatamente sono riuscita a farmi riparare lo schermo, vabbè, perché avevo anche altri dati all'interno che andavano persi e dopo non sapevo più che pesci prendere. Questo era il telefono con cui registravo prima, lo schermo come vedete è stato riparato. L'episodio è stato recuperato e anche pubblicato e adesso, dopo mesi che ci provavo, sono riuscita ad ottenere l'iPhone 14 e finalmente a registrare i video in una qualità decente, se per non dire quasi da cinema. Devo ancora capire come mettere le impostazioni in modo da avere la qualità perfetta. Però vabbè, l'importante è avere lo strumento. Tornando a Mare Fuori, ragazzi, avete sentito che stanno per, cioè gli americani hanno acquistato tipo i diritti e stanno per tradurre Mare Fuori in americano, cioè in inglese. Ma regà! Ma immaginate tutte le scene napoletano tradotte che diventano "You know that the wolf hit the sheep." Non lo farò mai più, scusate. Inoltre si è anche parlato della possibilità di fare Mare Fuori il musical. Io ci voglio andare a recitare, per favore. Non so cosa pensare di questa possibilità, perché io amo i musical, ma Mare Fuori il musical, non lo so, sarebbe da vedere. Comunque, ovviamente farei la reaction a questa cosa e farei la reaction anche a Mare Fuori americano. Assolutamente, come perdersi una cosa del genere? Impossibile. Comunque, tornando all'episodio dell'ultima volta, io e Ciro abbiamo rotto. Basta, finita. Dopo quello che ho visto, non mi aspettavo una tale cattiveria. Cioè, Pino si è impiccato nell'ultima puntata, se vi ricordate, ed è stato salvato solo da Filippo per pelo, penso che, spero che si sia salvato, cioè proprio all'ultimo perché l'ha ritrovato appeso. Carmine in tutto ciò è scappato, quindi in questo momento nel carcere c'è il panico più assoluto. Andiamo avanti con gli episodi e vediamo che succede. Come al solito, mi raccomando, piccolo like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ecco, stanno rianimando a Pino. Ah, è sempre Filippo, ma nessuno lo va ad aiutare. Eccoli, eccolo il comandante. Meno male, Beppe. È viva! Togliti, Filippo, quello che ha salvato la vita. Bravo, Edio. Ha fatto la cosa giusta. Mo vai, vai, no. Madonna. Ma che volevo fare? Che vuol dire Filippo 36 ore dalla sua condanna a morte? Vuol dire Filippo? E così me lo dite? Io sconvolta. Hanno ucciso Tyson. Raga, lui non scherzava quando diceva che Tyson è la vita sua. Ecco Carmine e Nina che se ne vanno in vacanza. In una nave merci. Campo di Trasi, che stai incinta? Dove cazzo stai? Cerchiamo Vincenzo Tre Dita. Perché Vincenzo Tre Dita ti appartiene? Mi è parente. Ha detto che mi devo imbarcare sopra sta nave. Ma che cazzo stai facendo? Casta gente. Ridumi. Questa è incinta, che state facendo? L'abbiamo notato. Lo sapevamo, grazie. 48 ore all'imbarco. Ok. Qui se tutto va bene, Carmine parte. Ma ovviamente potrà mai andare bene? E Nadizza si sta facendo un po' di film mentali. Ce l'ha l'aria d'artista, però, con questo capello sciolto, selvaggio.
È reale questa cosa? E ragazzi, il pubblico. Lo sapevo che stava dormendo, ti parevo. E a chi ti stai su Nan? O che Attilla, no? Maro, questo mi sta proprio male allora. Proprio come a tutte noi, no? Che tieni? Niente. Allora, questo sta sempre incazzato. No, a lui non ci voglio pensare più. Vabbè, magari quando esci trovi coccoruno. Ma non mi interessa proprio. Tanto l'amore non ci crede più. È sbagliato. Perché l'amore è bello. Tu sei innamorato di Attilla. Non lo saci. E gli altri sì. Però quando sto con lui mi sento come non mi sono mai sentita. Beata a te. Sembra che Attilla sta per farsi condannare a morte, qualsiasi cosa significhi. Tu sei la potente P. Che sei per voi? Mettete in la stanza a fianco. Aspetta, ma questo è imparentato con lei, non con lui? Non ho ben capito. Perché in teoria i parenti di lui, se sapessero che lui sta scappando, cioè glielo impedirebbero, quindi che siano parenti di lei, immagino. Mi sembrano tutti impazziti. Massimo, devi imparare a mantenere le distanze. Non ti puoi fidare di questi ragazzi. E tu pensi che non lo sappia? Io so soltanto che non farsi coinvolgere è l'unico modo che abbiamo per aiutarli. Hai fatto tutto il possibile per Carmine. Ma non è bastata. Ma quello stava con le spalle all'angolo, ma che doveva fare? Comanda, se tu sapessi. Guarda Beppe fresco fresco in bicicletta, guarda. Se è scappato è perché si sente in pericolo. E comunque, sicuramente ci andava a letto. Oh, Massimo, tu sei ossessionato, capì? Ossessionato di cosa? Dopo la morte di Nazaria, sicuramente i valletti di Sabba hanno fatto un accordo. Altrimenti ci sarebbero state altri morti. E allora? E allora ci capi che succede? Andà a parlare con me. Hai capito? Bravo comandante. Vai, indaga. Certo che lo potevi pure lasciare là appeso a chi lo stronzo è pieno. È vero, ma poi dopo quello che ti ha fatto, ma che te ne fu? È dell'amico tuo che mi dici? Perché il Piego è amico tuo, è vero? No. Ah, no? No, infatti è stata una sorpresa anche per me. Certo che tu sei strano, Ietti. Quelli che dovresti uccidere li salvi. E degli amici che se ne scappano via non ne sai niente. Io ce l'ho già morto sulla coscienza. E mi basta. Poi ho pensato che il giudice Salvando Pino ne tenesse conto a processo. E bravo. Non puoi dire niente. Ciro? Non puoi assolutamente dire niente. Ma pensi pure a come fottere il giudice. Qualcosa l'ho imparato qui dentro. Può essere. Guarda la faccia di Pirucchio, ti incazzavo. Pirucchio, tu sospettoso sei. Che acchiodina, guarda. Ai ai ai. Comandante in che guai si va a cacciare. Anche perché quelli lo vogliono morto, quindi. Ma i di Salvo dove abitano? Dentro un mausoleo? Che è sto posto? Mio fratello qui non si è fatto proprio vedere. Chissà perché, ma me l'aspettavo. Allora che siete venuto a fare? Perché magari avete un'idea di dove sei andato a finire. Qui la guardia siete voi, no? A noi le guardie non ci piacciono. Andate in valletta, come sta? Perché non chiedete ai vostri colleghi di Poggio Reale? Invece pensi che c'entra qualcosa con la fuga di Carmine. Sentite, secondo me voi vi dovete cominciare a fare un po' i fatti vostri. Azzurilla! Qua ognuno ha il suo destino. E Carmine è nato con quello di essere un disalvo. Vi piace? No. Ma quanto ne so, Carmine lo vuole cambiare il proprio destino. Aiutate voi. Avete fatto le vostre domande. E mo ve ne parlo. Oh, ce l'avete lì sotto tiro. Mio figlio sta facendo colazione, volesse fare pure io. Avete scaricato tutto su Carmine. Forse avete ragione. Da sto posto in merda Carmine non ci sarebbe tornato. Allora va con Bagna. Brigatissimo il comandante. Sempre fine. Non mi scordate che siete mamma. Questa fa male. Stai che cazzo. Questa fa male. Gli ha fatto male. Io voglio accendere che male mi ha sta guardia in merda. Sì. Così ti non mi piace più. Sì, Carmine non è buono, ci pensi? Devi trovare lui, la daffa Carmine. Hai capito o no? Stronzi. Io ho capito che sono con le mani legate, però... Cioè, capisci che gli stai chiedendo a tuo figlio? Posso parlarne? Di chi parliamo? Venite, entrate. Il fidanzato di sì, la mamma di Nina, forse. Volete sedere? No, non si preoccupi. Scusa.
Scusate, tengo un po' di disordine. Non c'è problema. Vado subito da Mazzo. Marittima. Marittima è Nina. Marittima si chiama. Carmine è scappato dall'ospedale. Non so se sapeva che era ricoverato. Che ci posso fai? Mi chiedevo se sua figlia potesse sapere qualcosa. Guardate, Nina stanotte non è proprio tornata a dormire. Mm. Però mi aveva avvisato, sta da un'amica sua. Solo che... aspettate un momento. Tutta la mattina che provo a chiamarla ma non mi risponde. Facciamo due calcoli, dai. Senta. Se riesci a rintracciarla o se sa qualcosa mi chiami. Per qualunque ora. Pure loro stanno tutti inguaiati qua dentro. Se ricordi che se Nina è con Carmine è complice di un'evasione. Nina pure c'ha una situazione un po' difficile. Allora, se a questo gli si rompono le acque su questa barca, sai che casino? Va bene. Chi era? Mamma. Ah, la sta coprendo la mamma. Cercarti a casa mia. E che voleva? Che può volere? Sono preoccupata. Ho paura che ci mettiamo nei guai, ca. Non era che voleva? Sì, soltanto evaso. Calma, se ti dai ragione. Magari ci sta un'altra soluzione. Non c'è un'altra soluzione, Nina, devi stare tranquillo. Quella gente è spietata. Vieni qua. Amore Carmine, c'ho una paura che succeda qualcosa a Nina, poverino. Questa non è più la mia città, Nina. E neanche il posto dove voglio crescere la nostra figlia. Carmine se ne scappa. Pino se vuole accirre o che Attilio non sa niente. A Carmine chi l'ha aiutata a scappare? La famiglia sua non può essere, e poi per la ditanza ci vanno i soldi assai. E quelli magari gliel'ha dato l'amico suo. Pino tenta il suicidio e chi lo salva? Pochi Attilla. E di chi? Vabbè, raga, questa è una coincidenza. Io capisco. Cioè, nel senso, sto facendo un ragionamento giusto, infatti sta arrivando la soluzione. Però il Attilla, pure se non fosse stata colpa sua il suicidio di Pino, cioè se non... perché loro hanno incastrato a Pino praticamente mettendogli i soldi sul conto. Quindi effettivamente tutto quello che è successo a Tyson, eccetera, è colpa del Attilla e di Carmine. Però pure se non fosse così... il Attilla vede uno appeso, pare che, cioè ti sembra che non va a salvarlo? Mi sembra un comportamento normale. Cioè tutto il resto del calcolo è giusto, però questo... capito? E lo vedi che un collegamento l'abbiamo trovato? Sì, però Ciro, tu hai sempre detto che c'era solo Pino quando hai parlato della droga. È vero, ma io mi ricordo pure quando mi diceva che mi voleva bene e che non mi dovevo fidare del Attilla. Ci ha fatto fottere con mano... E hai fatto del male all'amico tuo. La risposta sta nei soldi. Se scopro chi ha messo i soldi sul conto di Pino, scopro chi mi ha fatto fessa. E non si possono mettere anonimamente, quindi il Attilla, ecco perché. Sì. Ecco perché manca poco la sua condanna. Ha già capito? Non mi interessa. Costringetelo. Ah, vuole che costringano. Vuoi sapere che è successo? Valletta a parlare con lui. Perché Valletta è tuttora in carcere, da quello che so. Tiene ancora 222 euro. Pensavano poco e più. Di fare qualche spesa importante. Ma ci vuoi sfottere, Gennà? Mi permetterei. Ma visto che me lo chiedi, qualche pensiero in testa lo devi tenere. E sapessi quanti ne tengo di pensieri in testa chiuso qua dentro? Senta una cosa, ma Pino, quanto tiene ancora? Ma devi essere pigliato in da finanza e non ce ne siamo accorti. Ma perché voglio fargli un regalo. Tieni qualcosa da incontrare, Gennà? Con Pino non ti devi preoccupare. Tra poche ore esce, si deve curare. Fammi di quanto ti ho. Sette figli. Mamma, pari. Accompagni i ragazzi in reparto. Non li tieni tutti sotto tiro, eh? Vatti. E t'ha potuto Gennaro. Non li tieni tutti in pugno, allora. Solo a chi lo stronzo che ti dà sempre... Dimmi la verità, qualunque sta sia. Oh, guarda. Io non so niente. Tu non capisci. Carmine là fuori rischia la vita. Ma pur cadendo. Un bene, un nuovo bene, compagno tuo. O vuoi che l'ammazzi? Non potete farci niente, non potete proteggerlo. Ma come cazzo te fammi? Tu non sai niente, Ravit. Dimmi la verità. Ho saltato l'accordo. Che accordo? Con Valletta. Mi lo sta dicendo. Sapeva di Valletta. E l'accordo qual era? Questo non lo so, Carmine non me l'ha detto. Ti sei reso complice di Nevasio, lo sai? Non potevo tradirlo. Ma quello tradimento. Carmine adesso è più in pericolo di prima. Ma chi sta fuori? Non capisci un cazzo. Non comanda. Tu non capisci un cazzo. Perché sì, Carmine è dentro e quindi lo puoi proteggere. Ma Nina sta fuori. Ho parlato con l'avvocato. Mi ha detto che il tribunale ha accettato la richiesta di messa in prova. Domani esce, Sere. Ma veramente? Sì.
Devi solo rimanere tranquilla, Sara, vedrai che andrà tutto bene. Devi solo rimanere pulita. E noi piano piano te rimetti in sesto. Mangeremo tutto il giorno mango e papà. Ma dove state andando? Alle Canarie? Tesori. Senti, ho fatto una lista di nomi delle persone che hanno avuto o che hanno contatti con Nina e Carmine. Ma quindi hanno denunciato a Chiottillo? Ma inutilmente. Pure quest'ultimo. Ma tenisse una penna che questa non scrive. Che c'è? Marittima Flegrea. È la compagnia marittima del porto, perché? Ecco. Ma il porto dove l'ho presa? A casa di Nina l'hai presa. Vabbè, non ho parole, tutto da una penna. Però scrivo qui, eh? Cioè, questi tengono tutto il merchandising di questa compagnia. E allora c'è qualcuno della famiglia che lavora qui. Ma faccio una ricerca. Vedi che sono i parenti di Nina, allora. Comunque sicuro è così, ti tengo informata. Cazzo. E non è ancora partita sta nave. Fanculo. Oh. Nina? Nina, non fare scherzi. Vieni qua. Vieni qua. Non è un momento, eh? Tutto a posto. Mi è andato solo qualche calcio. Mi si vede che pure lei è felice di parti. Sì. Però forse è meglio se chiamo un dottore, no? No, no. So bene. Nina, un po' scema. Ma che fa buio. Ma questo deve solo partorire, cioè. Quanto resterà fuori, Serena? 5 minuti? Dai, un lieto fine, ce lo date? Ti prego, dimmi che non ti dobbiamo inchiodare le finestre, per favore. Vabbè, un po' il senso di panico perché sei appena uscita. Tranquilla. Va tutto bene. Piano piano. E vedi di non farti scoprire da Gennaro. Chiede già ma rotto cazzo e non mi ha voluto ricevere niente. Vabbè. È importante sapere chi cazzo ha messo i soldi sul conto di Pino. Ciro, scusa, ma te che te ne sotto? Lino. Filippo. Non lo fai un nostro favore. Adesso capisci? E allora non fare domande va. Madonna, mi sta sul cazzo questo. Porca troia. Mo che fai, Filippo? Come la risolvi? Scusate, se era così facile lo faceva pure Ciro, no? Che ci fai qua? Ma che ci fai tu qua? Ma che cazzo ci fa nella? Hai le chiavi? No. Me lo fai un favore enorme. Guarda che culo. Fa finta di pulirlo. Cazzo, tu che ci fai qua? Sto scopando. Ah, bravo. Sentite, comandante, potete tornare più tardi. Io non sono comandante. E tu torni più tardi, capito? No. Non volete che venga a scopare nel vostro ufficio? Ma tu vai cercando problemi, Zingarin. È che mi annoia assai. Io vedo a me, Zepiccerin, che le tue tizie sono troppo piccole per i miei gusti. Che cazzo? Assai. Cazzo. Vabbè, Nadia, hai fatto quello che potevi fare. Sei stata già anche troppo brava. Uè, tu ancora qua stai? E forza, muoviti! Cazzo, è finita per Filippo, è finita. Il bonifico l'ha fatto lo studio di avvocati. Quale avvocato? Federico Greg e associati. Sei sicuro di quello che stai dicendo? Ma così stai dicendo. Avvocato Greco. Che è lo studio di Salvo. Certo. Sì. Non so cazzerei tu, io. Accompagnami da mio fratello. Oh, Ciro. Sta incazzato. Sta sempre incazzato. Edoardo, sta sempre incazzato. Ho scoperto tutto. L'ha fatto per avere un colpevole. Scusa, ma Carmine come faceva a sapere della droga in da macchina? Perché che sono amici? Chiattello. E mo si mettono contro i Salvo? Sul conto di Pino. A posto proprio. Pensavo che era stato
fatto fottere come hanno stronzo. Meno male che ha comandato. Ma basta! Ma gira cato cazzo! Voi pensate a trucco. Contro tra titani? Ma di salvo ci pensiamo noi. E che a te lo però da papà. E tu non ti preoccupare. Che appena trovo un momento buono vado a ucciderlo io personalmente. Aia. Uè, ma che bella sorpresa. Buongiorno. Siete venuti a trovare Edoardo? Certo. Come vanno le cose? Bene. Ho portato il bambino a conoscere il padre. È bravo. Come l'avete trovato? Come sempre. Lei come starebbe qua dentro? Io ci lavoro qua dentro. Appunto. Vabbè, ci vediamo alla premiazione? Ma perché non vi ha detto niente quello stesso? No. È quello perché si vergogna. Edoardo è un ragazzo molto sensibile. Ah, è sensibile? Sì. E noi non possiamo venire? Certo che potete venire. Quella la direttrice gli ha dato pure l'autorizzazione per uscire. Leggerà la sua poesia insieme agli altri finalisti. Volete ma qualche venire? Altro cazzo tu vuoi raccontare a questo? Il posto è bellissimo. Ma che meraviglia. Io non ho parole, guardate. Io non ho parole. Proprio oggi devo mettersi a chiacchierare con questo. Io non lo so. Sentirete che bella poesia che legge. Quello Edoardo è sensibile. Sotto in guardata. Noi abbiamo il sospetto che quest'uomo stia aiutando un evaso a scappare. Io le sto chiedendo soltanto di dirmi su quale nave si è imbarcato. C'è una legge sulla privacy. Io non sono autorizzato a rilasciare questo tipo di informazioni. Senta, non si nasconde. Ma quella è la polizia. Come non sei autorizzato? Non lo sappiamo che lei ha bisogno dell'autorizzazione del magistrato, però non c'è tempo. Se lo sapete, portatele e facciamo subito. C'è sta l'uomo che rischia di morire. E sta burocrazia, lo cazzo, non vale quanto la sua vita. Ha 17 anni. E a 17 anni non si può morire per un pizzicarta. E se gli accade qualcosa, la ritengo responsabile. Ma ti piace sta formuletta? Mi hai convinto. Mi ha detto. Giuseppe De Santis. Giuseppe De Santis è sotto contratto con la Marittima Fregrea. Quando parte? È in navigazione nel Pacifico, è partito un mese fa. Come è partito un mese fa? Ovviamente tutte le persone che salgono a bordo devono essere registrate. Certo che devono essere. Tranne quelli che si intrufolano, no? Ma poi si sa come vanno certe cose, no? È stato molto gentile. È anche molto inutile perché non abbiamo scoperto niente. Vederci. Se n'è andata. Ci sei andata, Nanda. Neanche ha salutato. Ma perché non mi ha salutato? Ha lasciato questa lettera per te, non l'ho aperta. Vabbè, ragazzi, è uscita dal carcere, vi vedete fuori, eh? Non succede niente. Non ho avuto nemmeno il coraggio di salutarti. Non volevo che sentissi quanta paura ho di tornare a casa. Serena, mi è successa una cosa, allora stavo preparando la pasta, no? La signora. Ti prego, dimmi che non ha fatto niente, suo papà è così contento. Spero di farcela. Però là fuori sono sola. Non ci sarai tu a darmi forze a proteggermi. Ma no, com'è contento il papà? Vorrei tanto avere il tuo coraggio. Con te tutto è possibile. Ma che cazzo, però! Neanche 5 minuti hai resistito! Serena. Serena. Questo povero uomo non se lo merita. Che cacchio. È morta. Ma 5 minuti poteva resistere. Cioè, io non lo so, è appena arrivata. Almeno una giornata che la poteva far passare tranquilla al padre. Questa è una foto di Carmen. Sta andando proprio là fuori. Ti arrendi mai te, eh? No. Comandante Conan. Ma devi stare su Aglior? Ma raccomando. Carmine! Che succede? Lo sai! Sì, ti sta proprio rispondendo. L'hai chiamato, adesso viene da te. Tranquillo. Carmine, sei tu! Stai tranquillo e sereno. A rubare questa stampella, piglia macchina. Non ci credo che l'ha trovato dopo 3 minuti. Ci parli con la famiglia tu? Sì, abbiamo visto come ha funzionato fino a mo. La direttrice ti va bene? Sì, dato che la direttrice mi vuole bene, lascio la mia fidanzata in balia degli eventi e torno al carcere. Carmine, che fai? Una via d'uscita ci sta. Ucciderti. Ti faccio entrare in tuo programma di protezione. Annina? Non ti preoccupare, G! Nuovi documenti, nuove identità! Pure Annina, però! E poi pensa a Annina e a Gratu.
Ti voglio bene come un figlio, ca. Ti voglio bene come un figlio. Carmine, amore mio. E giuro, non lo so se... se è meglio che scappa o che si fa aiutare dal comandante. Paola, chi si fa uccidere? Sto molto preoccupato. Chi si fa uccidere? Però è vero, può metterlo nel programma protezione insieme a Nina. Forse sarebbe la soluzione più semplice. Scusami, scusami. Paola appena si fa coinvolgere un po' troppo va in tilt. E anche oggi sono riusciti a farmi piangere. Bastardi maledetti. Oh, ma ci sta sempre Cardio Trap in mezzo quando questa chiama a Fabio. Ma che cazzo stai facendo? Ad auto. Ripetiamo la stessa scena. Ma ancora questo talento. Che cazzo stai facendo? Che cazzo hai fatto? Io ti amo. Io ti voglio bene. Io ci tengo a te. Oh! È così che fa? Eh? Eh? Quello è come quello stronzo di mia madre! E tu sei come mia madre! Non capisci un cazzo, non capisci! L'ha preso un po' troppo a cuore. Io capisco il coinvolgimento emotivo perché si vede rispecchiato in questa vicenda, però... cioè, se fossi lei io gli direi, ma fatti tuoi, ma che vuoi? Io non lo so. L'unico al mondo che spiega la violenza con altra violenza. Boh. Ha ognuno i suoi metodi. Tu non devi fare sforzi, capito, Ni? Hai capito, Ni? Sì, sì, ho capito. Oh, ma manca un bagno a parlare da sola a questo. 10 giorni? Ma magari... Cazzo, mi sento bene. 10 giorni? Questo sta esplodendo. È la seconda volta che vado in bagno. E ho delle perdite di sangue. Ni, va che per chiamare il medico della nave. Spietto, ca? Non è mai buon segno, eh? Questa rischia che invece di farla ammazzare dai Valletta, rischia che muore di parto. A farle fare sta vita così pericolosa. Ma che fa? Chi lo sa che voi ce l'avete con lui? Uè, Chietti, ma che fai? Siete con noi? Siamo stati cattivi con te? No. E ci sediamo lì vicino a lui, che problema c'è? Sei stanco, eh? Sì. Penso a me che ha già scaricato tutte quelle sfaccimme mattonelle, va. Sono pesanti, eh? Però sta venendo fuori un bel lavoro. Sempre se ce la fa vedere l'ho finito. Cazzo! Che hai capito? Da poco ti è in processo, no? Magari il magistrato ti fa uscire. Speriamo. È vero? L'ho detto io che dobbiamo accelerare i tempi. Ma poi ci viene a trovare, gli atti. Due certo. Volte. Adesso siamo amici. Perché non è così? Certo che siamo amici. Io non l'ho mai tenuto un amico del nord. E tu, Ciru? E io tengo a Chiattillo nostro. Che seppur non ci viene a trovare lui, lo andiamo a trovare noi a Milano. Ah, che bello! Non ti preoccupare, posto ce n'è. Ma no, vai studiare. Che ansia, raga. Ok. Simpatici. Fammela accire a me, voglio accire io. Ma va, Odo. Ma basta, Pirucchio, ma che cazzo tieni? Cioè, deve calmare i suoi istinti omicidi questo. Tu troppe persone, però. Ah, io ho detto Priscilla. Attille è roba mia. Le perdite che ha avuto Nina sono da imputarsi sicuramente a un problema alla placenta. Forse un piccolo distacco. E beh, è grave. Ma che ci dici? Ci vuole un'ecografia per poterlo stabilire con certezza. Scendi da questa nave, Carmine. Dottor, ma quindi gamma fa? Purtroppo nulla. Certo, mettersi in viaggio in questo modo potrebbe essere un rischio. Stai in trappola. Ma sai che fa? Stai proprio in trappola. Lo sai benissimo di scendere da sta nave. Chiama comandante. Chiama il comandante, fatti mettere nel programma i testimoni, per favore, Carmine. Senti, proviamoci. Che cazzo ci proviamo? Questo è pazzo. No, non lo accetto. Lo chiamo io il comandante, ma datemi il numero. E questa è Natizia, cioè, è sempre più brava.
Mamma mia. Tu mi devi promettere che quando andrai via da qua continuerai a seguirmi e fare lezioni. Hai capito? Ma tu credi veramente? Sì, sì, in video chat. Guarda che quella fa esattamente di testa sua e non sarò di certo io dargli niente. Allora, hai imparato il brano che ti ho dato? Ha già imparato a orecchio. A orecchio. Vabbè, sentiamo. Vogliamo iniziare a studiare anche lo spartito? No. Questa è una legatura di valore. Guai, wow, io questa cosa non la so leggere. Ho capito, ma devi imparare a leggere la musica, è importante, l'ho detto mille volte. Beppe. Oh. Stanno andando a litigarsi due. Cioè? Hanno litigato Gianni e Gemma, puoi venire. Andiamo. Ma raccomando. Ah, Cardio Trap e Gemma, ok. Ha già visto solamente che il registro stava aperto sulla pagina di Pino. Che cosa? È una cosa grave. È grave? Poi sono finito, cazzo. Questi mi ammazzano. Ma questi chi? Ma che stai dicendo? Cazzo. Devo trovare un modo per perdere tempo e non trovarmi con loro. Cazzo devo fare adesso? Lei fa tutto il possibile, te lo giuro. Che sta succedendo, Fili? Sono una merda fino al collo. Almeno ne sei migliore. Tu tieni paura? Sì, guardalo. Ma cosa stai facendo? Sì. Hai detto che puoi andare, mi sono lamento. Conosco il posto. Dove stiamo andando? Andiamo a fare... Ho pensato una cosa, però. Che se si fanno beccare in atteggiamenti poco consoni, rimettono in isolamento a tutte e due, o no? Cioè, io non lo so quando scatta l'isolamento in questo carcere, però in teoria... Il fine era giusto. I mezzi. Insomma. Un poco meno. Però nessuno te l'ha insegnato, quindi capisco. Però non è che adesso voi la punite per il telefono o cose del genere. Ma guarda, mamma. Tu però mi assicuri che il cellulare è finito veramente dentro il forno? Ve lo giuro. Azza. L'ha messo nel forno. Ora che fa? Oddio. Come l'aiutate? Non lo so, non tengo la verità in tasca. Hai fatto una bella cosa. Ti sei preoccupato per qualcuno. E allora? E allora vuol dire che tieni il cuore buono. Mi raccomando, non buttarlo via. Credo che questo cuore buono fino a mo' non mi è servito a niente per aiutare gli altri. Non mi ha fatto risolvere nessun problema. Non sono riuscita ad aiutare a mamma e non riesco ad aiutare nemmeno a Gemma. Nina? Oh, tutto a posto? Sì. Sì? Continuiamo a prendere sangue, tanto che fa? Questi dove sono finiti? E anche tu. Dichiarazioni. Ma come fai a conoscere questo posto? Questa è casa mia. Di che cosa tieni paura, Clay? Di morire qui dentro. E allora è un burdello. Perché io tengo paura che esci. E là fuori io per te sarò sempre una zingara di merda. Nat, guardami. Non è vero. Vabbè. Lo sai pure tu. Qua dentro siamo più liberi che fuori. Qua sei pure libero di darmi un bacio. Ma veramente sono così brava a suonare il piano? Così quanto baciare. Non ho mai conosciuto nessuno come te. Tienilo a mente pure quando esci. Ostaggio. Ho detto io che si fanno beccare così, così, isolamento sicuro. Diretto proprio. Ma non fa un po' male su quelle scale con le grate? Ma tu veramente mi vuoi bene? Io ti voglio bene assai. Ehi, ha parlato di napoletano! Dice così. Allora ci puoi credere. Che bello che questi due stanno insieme anche nella realtà. Nina sta bene e anche la bambina. Mi ha portato all'ospedale. Mi dispiace, ca. No, non è colpa tua. È stata colpa mia, sì, se non siamo partiti è stata colpa mia, ca. Tesoro, sei incinta, che devi fare? Non è stata colpa tua. E voglio che tu sei felice. Che siamo felici insieme. Nino, lo saremo felici insieme. Te lo prometto. Non fare promesse, Carmine. Il mio problema è che comunque qualche spoiler me lo sono fatta, perché è impossibile non farsi certi spoiler, soprattutto avendo TikTok. Poi quando c'è stato il boom di Mare Fuori, cioè...
tutti a parlare di... Io sono Rosa Ricci, quindi è impossibile che... Cioè, era impossibile non farmi qualche spoiler, per cui io so che qualcosa succede a Nina, però non so né come né quando. E sto vivendo nella paura, proprio che da un momento all'altro le succede qualcosa, ve lo giuro. Per cui quando Carmine dice cose tipo ti prometto che non succederà niente, ti prometto che vivremo felici e contenti, io muoio dentro perché lo so che non è vero. E quindi anche questa puntata termina qui. Anche in questa puntata stiamo continuando a vivere sul filo della suspense, perché Filippo sta in pericolo, Carmine pure, Nina pure, il comandante pure, stanno tutti in pericolo nelle mani di Ciro e di Valletta. Per cui ci vediamo alla prossima puntata, che è l'ultima, secondo me sarà il delirio, il panico, paurissima a vederla perché succederà tutto lì, tutto in quella puntata, in quell'ultima maledetta puntata. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che ci seguirete nell'ultima puntata e mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere se temete l'arrivo dell'ultima puntata. Un bacione!